che Dio porti l'unione. E oggi a Rieti ha riaperto per gli studenti di Amatrice l'istituto alberghiero Giamma Giovannelli. Trovo molto bella questa scuola, però la scuola principale era quella. È abbastanza bella, ma comunque sia preferivo sempre l'alberghiero di Amatrice, che non lo scorderò mai. L'istituto alberghiero di Amatrice, gravemente lesionato sotto i colpi del sisma, sempre nel cuore, ma è da qui che si riparte, da Rieti, dagli spazi del centro servizi del consorzio industriale provinciale. Primo giorno di scuola per i quasi 100 studenti, una trentina di Amatrice, di Accumoli, gli altri provenienti da Roma e da tutta la regione che temporaneamente frequenteranno i corsi qui. Cosa stai preparando? Amatriciana, come piatto tipico della cittadina, per iniziare questo primo giorno di scuola quest'anno. Per i futuri chef e maître, aule attrezzate, cucine di ultima generazione, sala bar e mensa, taglio del nastro e tanta emozione per quello che è considerato l'inizio di un percorso che dovrà sicuramente riportarci al più presto possibile nella nostra sede naturale, che è la Amatrice. Io cercheremo di mettercela tutta, le radici sono là. Un nuovo percorso? Sì, abbiamo abbandonato una vita e ricominciamo un'altra. Speriamo di riniziare mettendoci un po' più di impegno anche in onore di coloro che hanno perso la vita là. Non si può cancellare ciò che è accaduto, ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ai ragazzi, ma vi garantisco e vi giuro che non sarete lasciati soli. Mentre il sindaco Sergio Pirozzi conta di riportare già il prossimo 1° ottobre l'istituto alberghiero ad Amatrice. Voi non siete terremotati, dice, rivolto ai suoi giovani, ma degli sfrattati a tempo, e dovete impegnarvi per i vostri amici che non ci sono più. La rinascita di Amatrice sta nelle belle e nelle brave persone. Si intitola...